Con il diffondersi della performance a partire dalla fine degli anni 60, le esperienze artistiche non sono più basate sull'oggetto opera, ma sull'azione. Queste cosiddette performance sono spesso documentate attraverso il video, ancora in fase di sperimentazione, e la fotografia. Nel 1970 Giuseppe Penone realizza un video, Rovesciare i propri occhi, in cui l'artista indossa delle lenti a contatto specchianti in modo che tutto il mondo esterno venga riflesso nei suoi occhi. L'evoluzione del lavoro di Penone lo porta a cercare nella natura, in particolare nei processi di crescita degli alberi, le energie vitali. Nel suo lavoro l'uomo non è separato dalla natura e può intervenire nella sua evoluzione. La natura è a sua volta umanizzata, ha un corpo con caratteristiche simili a quello dell'uomo. Il mio è un lavoro di scultura. Ho cercato di fare un lavoro basato sul materiale, sulla natura della materia. Pensando alle caratteristiche, per esempio, della creta, che è un materiale fluido, nel quale lo scultore lascia delle impronte per produrre la sua scultura, una realtà che poteva avere caratteristiche analoghe era l'albero, che appare come un elemento solido, ma nel tempo si comporta come un fluido. Infatti, se c'è una pietra, se c'è un oggetto vicino, lo ingloba nella sua crescita. Quindi ho esemplificato quest'idea con una serie di lavori, tra i quali forse il più significativo è una mano di acciaio o di bronzo che trattiene la crescita dell'albero. Nel tempo rimane all'interno del legno l'impronta della mano, che per noi ha un significato chiaramente molto forte. La mano è la parte del nostro corpo che prende le cose ed è anche la parte del nostro corpo che si adatta alla forma delle cose. Ovviamente questo tipo di idea presuppone uno sviluppo nel tempo e quindi c'è l'elemento del tempo che entra a far parte, una parte essenziale del lavoro, dell'opera. La pelle è la parte che ci separa dal mondo esterno, identifica il corpo e lo definisce. Possiamo dire che la conoscenza dell'universo ce l'abbiamo attraverso la pelle più che attraverso gli occhi. Con gli occhi uno può vedere molto lontano, ma può essere illusoria, può essere non vera. Invece la definizione della realtà in un modo più oggettivo la si fa attraverso il tatto, quindi attraverso la pelle. L'associazione della pelle con la scorza degli alberi è evidente, anche quella è una superficie che definisce un essere che ha delle caratteristiche simili a quelle della pelle. Sempre sullo stesso tipo di riflessione, era un'altra idea di scultura. Un cumulo di foglie di bosso, quindi foglie molto piccole, nel quale io mi adagiavo e poi respiravo. Respirando, la pressione del respiro produceva un vuoto e poi alzandomi dal mucchio di foglie rimaneva l'impronta del corpo e l'impronta del respiro. Non si pensa che il respiro abbia un peso normalmente, in quel caso c'era il peso del respiro e il peso del corpo.
la mia intenzione era sempre una preoccupazione di scultura, era l'idea di definire il volume del corpo e ho pensato che si poteva definire chiudendo gli occhi, pensavo al corpo come un volume di scultura. Ho pensato di interrompere il flusso di immagini all'occhio ponendo sull'occhio una lente a contatto specchiante che quindi rifletteva immediatamente le immagini che avrei dovuto vedere. In ogni caso il lavoro di un artista è un lavoro di immagini che l'artista assorbe, vede e poi ritrasmette con l'opera. In quel caso la trasmissione era immediata.